È un segreto. Pochi lo conoscono. È stato raccolto da un ricco signore che aveva la mania dei mobili strani. Il mio amico non ricordava il nome. Infine, dopo un lungo brancolare fra nebbie di assonanze, scoprimmo che l'autore del museo è il nobile Gian Giacomo Pol di Pezzoli di Albertone. Io cerco l'anima segreta delle cose e per trovarla sono costretto molte volte a guardare dietro la loro facciata consunta dall'uso e divenuta irriconoscibile. Il museo Pol di Pezzoli è uno dei più belli di Europa. Serba intatto il suo carattere di galleria privata, di abitazione ad orme. Il visitatore è accolto dal padrone di casa, immobile su un cavalletto. Porta due scopettoni imponenti. All'occhio pollino, il sinistro un poco divergente. Al lato opposto, una donna senza nome, ritratta da Jacopo Negretti. Le fragole delle mamme occhieggiano tra le crespe della camicia. L'occhio, il volto, hanno quel che di tardo, di bovino, piace ai pittori di mestiere. Non aveva la mania delle collezioni alla rinfusa. Non si soddisfaceva del numero degli oggetti, ma aveva già in mente di formare pazientemente un ben ordinato museo di tesori, sia per l'arte pura come per le industrie artistiche. La fiducia in Dio è stata eseguita per commissione di Rosa Pol di Pezzoli. E sotto questa celebre scultura, in cui la perfezione arriva fino alla soglia della banalità, ma non la supera, è ricordato che, nei ricchi, la devozione fa parte delle belle maniere. Un piccolo San Sebastiano di Carlo Crivelli, trasformato in portaspilli. È il santo prediletto degli ermafroditi. Si mischia alla loro vita misteriosa, ai loro misteriosi drammi. Una sala per leggere Dante, con savonarole, leggii e finestre a cul di bottiglia. Che cosa giustifica nella poesia di Dante la necessità di una sala apposita, mentre a nessuno, e nemmeno al nobile Gian Giacomo Pol di Pezzoli, è venuta in mente una sala per leggere Omero, o Milton, o Aleardo Aleardi? E poi gioielli, mobili, tappeti, maioliche, legni scolpiti, cibori, croci, vetri colorati, armi antiche, cocci, coccetti, rami, caminetti a prospettiva, miniature, porte istoriate, stucchi, ventagli. Da Adriano Imperatore, che nella sua villa sotto Tivoli raccolse in modello tutti i capolavori del mondo, al nobile Pol di Pezzoli, che nella sua casa di Milano raccoglieva oggetti di tutte le epoche, di tutti i paesi, di tutti gli stili, è sempre l'ambizione di Bouvard e di Pécuchet, è l'ambizione demiurgica che anima questi raccoglitori. L'ambizione di fare della propria dimora un piccolo universo, cioè a dire un campionario dell'universo grande.